Buongiorno ragazzi, siamo qui per un video un po' particolare. Molto particolare. In compagnia di Fanta Benny, ciao ragazzi, ciao a tutti. Esperto di fantacalcio e di mercato, quindi ci voleva la sua competenza oggi per fare questo video. Perché? Perché andremo a parlarvi di quello che è il mercato del Milan, che perlomeno noi faremmo, che Fanta Benny farebbe, io sono una spalla. La responsabilità è mia. Sì, la responsabilità è assolutamente tua. Beh. Io sono una spalla, mi limiterò a commentare, me ne lavo le mani assolutamente. Sicuro. Però diciamo che, visto che si parla tanto di mercato ma non succede niente, e quindi non sapevamo più cosa commentare, abbiamo detto facciamo noi il mercato. Quindi abbiamo qua un blocco, qua proprio old style, abbiamo la rosa del Milan. Trasfermarco, con i valori, tutto. Esatto, andremo reparto per reparto a capire come noi, se fossimo appunto dei direttori sportivi, ad avercene uno al Milan, come andremo ad operare. Come si chiama il nostro direttore sportivo al Milan? Pensavo ce lo dicessi tu. D'Ottavio. Quindi è il direttore sportivo lui? Sì? Mi sembra di sì. Non sono sicurissimo che è direttore. Adesso cadiamo, fateci sapere se D'Ottavio è il direttore sportivo. A parte che io non so che faccia abbia, non si fa mai vedere questo qua. Questo neanche io. Comunque, vediamo. Quindi è un po' nell'ombra, cioè c'è ma non c'è. Sì, scouting e direttore, classica figura che fa un po' tutto. Perché una società deve avere un direttore sportivo. Quindi, più di facciata. Va bene. Allora, ci siamo ragazzi, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, di supportare, perché gente come Fanta Benny ha un cash importante, quindi non è che posso mantenere così. Prego, allora, partiamo dai portieri. Allora, dobbiamo fare delle premesse però. Ah, giusto, vai. Secondo me. Allora, queste premesse sono, ragazzi, io forse terrei un po' basse le aspettative. Ah, cioè tu sei aziendalista, sei filo aziendalista. No, non sono filo aziendalista, io mi limito a vedere... Ti ha mandato D'Ottavio a te a fare. No, mi ha mandato D'Ottavio, però io penso che non dobbiamo, ecco, pensare di fare chissà quali investimenti. Questo è il mio... È quello che diciamo penso. Deve essere realistico. Scelta, esatto, la sì, scelta dell'allenatore è stata coerente con una strategia. E quindi la strategia è quella di essere in continuità con, secondo me, questi anni. E quindi, ecco, non pensate, secondo me, di stravolgere la squadra, ma anche, diciamo, quello che è stato detto, no? Da Furlani, Moncada, hanno detto l'anno scorso abbiamo cambiato tanto, quest'anno invece andremo più a fare degli investimenti mirati. Quindi credo che questa sia la strategia. Quindi no, non certo, fare stravolgimenti. Diciamo con un mercato realistico, quindi terremo più o meno 100 milioni, sì, quello che hanno detto, milioni. Tentiamo di andare comunque a fare una rosa che possa essere competitiva per la stagione. Sono d'accordo. Quindi il budget più o meno sarà quello di 100 milioni, ipotizzato. E allora, partiamo dai portieri. In questo momento il Milan come portieri ha chiaramente Maignan. In questo momento la gatta è passata. Fantagatta. Ciao gatta. Maignan, Sportiello, Laponava, perché Mirante dovrebbe aver terminato. Vabbè. Ecco, io penso che io Milan non so se farò un terzo portiere al posto di Nava, però credo che non andrà a toccare il reparto. Neanche secondo me. Non credo. A meno che arrivi un'offerta irrinunciabile per Maignan, ma davvero irrinunciabile. E appunto andrebbe... Però ecco, ricordiamoci quando Maignan è arrivato. Lì è stata una bella mossa di Maldini, che si era mosso per tempo, aveva preso un portiere che nessuno conosceva. Lì sapevamo di dover sostituire il portiere. E quindi ci eravamo mossi per tempo. Un po' come quest'anno con la punta. Non credo che tu possa permetterti, non so, a metà agosto di perdere un portiere come Maignan e poi con chi lo rimpiazzi? No, chi anche è che si priva di un portiere forte? Diciamo, se lo volevi italiano, così già abituato al campionato, c'era Di Gregorio che ormai è andato e quindi tutti gli altri costano, quindi a quel punto ti tieni Maignan. Quindi potremmo andare direttamente alla difesa. Secondo me sì. E qui già c'è qualcosa di interessante. Allora, ricordiamoci che in difesa Kier ha terminato chiaramente il contratto, mentre a gennaio è arrivato Gabbia. Abbiamo perso però esperienza, perché esperienza. Kier era l'unico d'esperienza. A gennaio comunque Gabbia e Terracciano sono stati i due acquisti che sono stati fatti. Ecco, allora, Terracciano. Chiaramente sembra, dalle voci che arrivano, che il Milan voglia prendere un terzino destro titolare, perché Calabria non è ritenuto probabilmente all'altezza nel ruolo. Finalmente. E il nome che è stato fatto con insistenza è Emerson Royal, no? Ma è quello che tu prenderesti?
Secondo me può essere un profilo buono per il Milan. A me piace anche Di Lorenzo, ad esempio, anche se dirlo dopo la prestazione con la Spagna so che è un po' complicato, però credo che per quello che è la politica del Milan il nome del terzino del Tottenham sia più sì, in linea. 20 lui. Milioni costa, no? Sì, quindi tu scegli lui, non Di Lorenzo. Io scelgo lui. Ah, quindi Emerson ha già speso 20 milioni. Sì, Emerson Royal 20 milioni. Io ti dico, Di Lorenzo io avrei forse preferito, perché vabbè adesso abbiamo tutti in mente quella prestazione lì, quindi la gente ci insulterà, però tutto sommato è italiano, a noi mancano italiani, è un giocatore che comunque ha manifestato un po' di voglia di venire via da Napoli, anche se adesso forse ha ricucito, però era la classica occasione su cui un tempo il Galliani di turno si sarebbe fiondato. Sono d'accordo, Di Lorenzo ha però 31 anni, è un giocatore che non rivalorizzi. Sì, quindi io credo, non è nella politica Milan. Non è nella politica Milan, cioè io se ti dovessi dire il mercato che vorrei ti direi perché non abbiamo preso Mbappé a parametro zero. No, vabbè, però non è la stessa però cosa. No, chiaro, però ecco, è messo nella del 99, quindi ha 25 anni, secondo me è un profilo più da questo Milan. Sì, diciamo che il Milan punta a prendere giocatori che poi magari può anche rivendere, che può valorizzare, quindi sì, sicuramente, anche più fonsechiano se vogliamo. Vabbè, quindi abbiamo speso 20 milioni, fai altri colpi in difesa? Sì, perché allora, come terzino destro abbiamo detto, abbiamo a questo punto Emerson Royal e Calabria, e volendo Terracciano come terza opzione, poi non so se lo daranno via, però appena arrivato forse potrebbe anche rimanere. Non ho ancora capito quel colpo. Secondo me non arriverà un Viceteo. Secondo me il Viceteo sarà Jimenez, perché l'abbiamo già scattato. Quindi giocherà lui. All'ennesimo anno non abbiamo Viceteo. Non so cosa faranno con Florenzi. Non so se lo vendono, potrebbero anche venderlo. Non è una cessione che ti porta chissà quanto nelle casse, però potrebbero anche decidere di venderlo. Anche se perdi l'ennesimo uomo d'esperienza della Rosa, che lui aveva avuto però frizioni con Fonseca, quindi può essere che alla fine... Boh. Io avrei, per dire in difesa, a me sarebbe piaciuto molto Calafiori, perché comunque è come mancino, centrale. Non sì, è un centrale che però potrebbe fare anche il terzino, potrebbe far rifiatare Teo, è mancino, è bravo a impostare, cosa che a noi manca, un giocatore, un centrale che sappia, bravo coi piedi insomma, però so già che non lo prenderemo, troppe caratteristiche che mi piacciono per esatto, essere preso da me. Quindi... Però io cosa farei? Io farei una cosa di questo tipo, come centrali abbiamo Kalulu, Gabbia, Tomori, ciao, diciamo così. Mia. Questi quattro, perché poi Caldara probabilmente, anzi, termina il contratto, quindi quello che farei io è dare Tomori al Newcastle per Tonali. Quindi così secco, beh, questa mossa sì. La farei anch'io, la farebbero tutti. Quindi Tomori out. Ma alla pari lo scambio? Magari. Io penso che devi dare 30 milioni? Vale, quanto vale lì? Tomori vale 40 su Transfer Market, però Tonali quanto vale? 70? Beh, però adesso un po' di valore l'avrà perso. Però sì, secondo me Tomori più fai più 30, dai. Tomori più 30, quindi dai 30 milioni sì. Più Tomori per Tonali. Secondo me sì. E abbiamo già spesi 50. Però sì, è vero, ne abbiamo già spesi 50. Vabbè, però hai preso un italiano, a questo punto milanista. Devi andare a sostituire Tomori. Eh sì. E quindi chi vai? Secondo me vai dal Torino con altri 30 milioni più il cartellino di Sale Makers e prendi Buongiorno. Buongiorno, stavo già scrivendo perché stavo già... Quindi a questo punto... Quindi 30 milioni... Più il cartellino di Sale Makers. Che vale 15? 10, 12, insomma. Una roba così credo che abbia questo valore, sì. Ha senso, ha senso. Quindi hai fatto anche due... Hai fatto due uscite e due ingressi, quindi... Sì. Quindi ti piace. Quindi in difesa sostanzialmente che abbiamo preso Emerson come terzino destro e Buongiorno come centrale. Poi come poi è arrivato Tonali a centrocampo. Esatto, Tonali. Hai però... fatto due italiani, questo mi piace, due italiani con due colpi. Come quinto centrale, a quel punto, io l'anno scorso loro hanno preso Pellegrino, che non so che fine farà, sinceramente. È più probabile che tengano Simic. Secondo me. Ma speriamo. Simic, anche, parlavano già di mercato anche per Simic. Io spero lo tenga. Io spero che a questo punto, se sei coerente con la tua linea giovani, prendi, cioè tieni Jimenez come Viceteo e tieni Simic aggregato in prima squadra, che ha dimostrato comunque di avere qualche dote, e lo aggreghi. E poi Fonseca potrebbe, che dicono sia bravo a valorizzare i giovani, potrebbe. Ed è in linea con la nostra politica. Quindi io
la difesa la... l'hai sistemata? L'ho sistemata. Ok. Poi Buongiorno, insomma, sa anche un po', secondo me, non ha i piedi proprio quadrati, ha il fisico, insomma, è un... In tutto questo abbiamo speso però 80 milioni sì. E dobbiamo fare la punta, il centrocampista. Allora, sono proprio curioso di vedere. Step by step. Ragazzi, by step. Ovviamente, lo so che è, sembra FIFA, cioè nel senso, lo sappiamo che poi la realtà è diversa. È un giochino, è un dai, giochino, non state sempre lì a innervosirvi per ogni cosa, relax. Tu già vedi, sì, vedo già, non è FIFA, sì, lo so. Dovremmo pure ingannare il tempo mentre decidono se pagare le commissioni di 0-0. Esatto. Però centrocampo. Allora, bene, centrocampo abbiamo preso Tonali. E Tonali, secondo me, sarebbe Tonali o uno alla Tonali sarebbe un colpo piuttosto, come dire, utile per noi, perché avremmo quel mediano, quella, insomma, quella presenza in mezzo al campo che quest'anno ci è mancata tantissimo, sei d'accordo? Sì, la cosa che manca di più. Ecco. Allora, qua chiedo a te, Fonseca gioca come? A 2, a 3, come cazzo gioca? Parlano del 4-2-3-1, anche se io con i giocatori che abbiamo farei 4-3-3, però... Boh. Considerando di fare un 4-3-3 con due mezzali, di fare un 4-2-3-1 con però un trequartista... diciamo non numero 10 vecchi tempi, ma un trequartista più alla Loftus-Cheek, diciamo così. Io credo che il centrocampo del Milan con Tonali, Bennacer, Reinders, Loftus-Cheek, Musa e Pobega sia bene o male e ad lì volendo vedere a posto. Sì, io forse un, che... non lo so, nel senso io un mediano un po' un ruba palloni in... Tonali. Sì, però magari uno anche che ne so a poco. Non saprei neanche di farti un nome preciso, però uno di quelli che magari porti a casa con tre briciole di pane, che magari può essere un po' anche una scommessa, ma che ha più caratteristiche difensive, forse lo porterei lì. Piuttosto dai via un Adli, per quanto a malincuore, però magari... Andiamo a vedere il video. Perché, no, alla fine Adli, dove, cioè se prendi un Tonali, cioè e hai Bennacer, Tonali, Adli... Non te ne fai più nulla. Non te ne fai granché, quindi a sto punto, a meno che lo sposti trequartista, a meno che lo fa giocare poi nel suo ruolo. No, quello che no. Tu dici ha senso, se Adli riesce a darlo via e con lo stesso, diciamo, con lo stesso prezzo prendi uno, anche a poco, che sia più mediano. Sì, uno di rottura. Uno di rottura, a me sta bene, però non saprei, cioè nel senso, se riesce il colpo se riesce il colpo, questo è un di più. E dopodiché... arriviamo all'attacco. Allora, sempre secondo il progetto tecnico del nostro allenatore, che più o meno in continuità con quello di Pioli, noi giocheremo con sia 4-3-3 4-2-3-1, quindi con le ali e una prima punta centrale, no? Quindi non ci sono le due punte. Credo che l'attacco del Milan sia costruito per giocare così, quindi a sinistra Leao e Okafor, volendo Pulisic, a destra Pulisic, Chukwueze. Punta centrale è andato via Giroud e ha rinnovato Jovic. Quindi hai Jovic, avendo rinnovato Jovic, quindi, ragazzi, ha rinnovato Jovic. E volendo la punta centrale la può fare anche Okafor. Sì, anche volendo. Se... volendo. Sì. Adattato, come sempre. Sempre adattando i giocatori. Quindi, a questo punto manca il colpo nella punta. E abbiamo 20 milioni. E abbiamo 20 milioni. Allora, a questo punto io vi dico questo. Ragazzi, se abbiamo 20 milioni, io prendo due punti. Morata a 20 milioni e basta e Depay a parametro zero. Perché faccio questi due colpi? Con il budget chiaramente che ho. Perché attenzione. Sono due non giovanissimi, neanche così vecchi, però non no, giovanissimi. Sono all'ultimo contratto, esatto, importante. Però, due o tre anni buoni ce li hanno, sì. E portano un po' di esperienza, personalità, carisma. Non sono due nomi che mi fanno impazzire, però hanno, secondo me, delle buone, cioè per noi, secondo me, possono andare bene. Chiaro che se ho qualche soldo in più, perché così arrivo a 100 milioni puliti. Se ne avessi 130, vi dico, chiaro che al posto di Morata prendo Zizze. Tutta la vita. Cioè, anch'io lo preferisco, più giovane, insomma... Sì, diciamo ti dà più l'idea di progetto. Esatto. Morata tamponi. Esatto. Però, secondo me, ha un senso. Cioè, se ragionassero con un'idea dietro, cosa su cui io ho sempre nutrito dei dubbi, però diciamo se ci fosse un'idea dietro loro potrebbero davvero fare un ragionamento di questo tipo. Cioè dico, vado a prendere appunto dei giocatori più esperti, abituati anche a giocare in Europa, che possano portare un po' di carisma, visto che li abbiamo persi tutti quelli di carisma, e comunque spendi un po' meno. Vai a tamponare per l'ennesimo anno, nel senso che poi fra un po' avrai di nuovo il problema. Hai forse un altro problema che può essere quello della tenuta fisica. Ovviamente un giocatore un po' più vecchio ha più magari tendenza all'infortunio, quindi se ti si fa male Morata, poi voglio vedere chi gioca. Depay.
Sì, può giocare Depay come prima punta, diciamo più leggera. Però sì, potrebbe avere, cioè perlomeno ha un senso. Tu in realtà vai a rinfoltire dietro Poi, e ripeto, Zirkzee è un giocatore che probabilmente prenderemo, è un giocatore che a me piace, però diciamo in questo giochino, avendo 100 milioni, ipotizzi di rinforzare un po' tutti i reparti, perché in questo caso tu hai preso un terzino destro, un centrale, un mediano e barra poi, 2 se vendi barra 2 se Adli. proprio vedi lì, e poi 1 barra 2 attaccanti. Con Questo è un po'. esperienze europee. Questo è Beh, un po'. secondo me tutto sommato viene fuori un Milan più competitivo di quello dell'anno Secondo me scorso. sì, esatto. Con due italiani in più. Secondo me, cioè, ipotizzare la vendita di un Theo, di un Leao o di un Maignan stesso oggi è complicato, perché se vai a vendere Leao o Theo, poi devi andare a sostituirli. Per quanti soldi tu possa andare a prendere, nel senso che Theo secondo me non si deve vendere mai. Leao si potrebbe vendere di fronte a un'offerta irrinunciabile, però dipende sempre chi prende il suo posto, no? Sì, e poi comunque per prendere uno al suo posto devi spendere. Quindi è vero che magari ti entrano anche 100 milioni, ammesso che te li diano, ma poi comunque devi andare a prendere un giocatore. Cioè, ridi e scherza, Leao, tanto criticato. Comunque è sempre il fulcro della maggior parte dei nostri gol. Anche quando non segna, fa assist. Comunque l'azione spesso parte da lui. Perché siamo molto Leao dipendenti, anche questo è vero. Ti obbliga anche a giocare in un certo modo, però è pur vero che poi chi prende al suo posto deve essere. Se giochi con quel modulo lì, hai un esterno sinistro del genere, è chiaro che tendenzialmente te lo tieni, no? Perché funziona da quel modo di giocare. È chiaro che se fosse arrivato un allenatore che faceva altri 5-2, allora a quel punto la cessione di Sì, ci Leao stava poteva avere un anche. po' più di senso. Così probabilmente me lo tengo. Io non sono uno che dice, ah no, tutti sono incedibili. Cioè, Leao, se di fronte a un'offerta top, si può anche vendere per me. Però va sostituito, perché altrimenti siamo tutti a capo. Sì, e poi secondo me devi costruire, in generale noi abbiamo bisogno di costruire sulle nostre certezze, tra virgolette, per Questo è quanto non vero. siano perfette, per quanto abbiano i loro difetti, però se tu hai tre certezze in rosa non puoi ogni volta smontare, perché poi abbiamo visto anche con Tonali, è vero che hai preso tre giocatori vendendo Tonali, però poi ti è rimasto il buco lasciato da Tonali. Poi le scommesse, ricordiamo che le puoi anche perdere. L'anno scorso comunque con Loftus e Pulisic è andata bene, magari cioè, ne fai un'altra del genere, la perdi, cioè non è che ogni volta automaticamente il Pulisic di turno si rigenera, cioè, la stagione che ha fatto l'anno scorso è stata una sorpresa, perché comunque arrivava da anni difficili. Non è detto che ti vada sempre bene quando fai quel tipo di operazione lì. Però dai, tutto sommato, fateci sapere anche voi ragazzi cosa ne pensate nei commenti, insultate Esatto. Fantabenny se volete, oppure fategli complimenti per la rosa che ha costruito. Direi che a sto punto potresti prendere il ruolo di D'Ottavio, siamo lì, cioè voglio dire, non è che vedo tutta questa, anzi, vedo più criterio qui, però carissimo D'Ottavio. Va bene, non so se volevi aggiungere No, altro. direi che abbiamo detto tutto. Ragazzi, l'unica cosa che ho da dire è teniamo basse le aspettative. E se ce lo dice anche Fantabenny, io pensavo chissà che botti di mercato, invece Grazie. ormai ci hanno inculcato questa mentalità qua. Siamo i primi noi ad avere quella mentalità lì dei risparmiatori, ce l'hanno Non è che inculcata. sono risparmiatori, se il budget è quello, non è che posso Non è che ci si può inventarmi. inventare. Vabbè, è interessante. Proverò a farlo su FIFA Poi, sto mercato, vediamo. ad Attenzione. esempio. Se a parametro zero arrivasse anche un Rabiot, non è che mi dispiacerebbe. Ma sì, però 7 milioni di ingaggio, Capito? A quindi me piacerebbe tantissimo salutiamo Rabiot, Rabiot, carissimo. però la vedo molto molto dura. E Ciao a domani tutti. Milan ufficializza Rabiot. Non lo so, io penso proprio di no, però ecco, Gagliani un tempo l'avrebbe fatto. Avrebbe fatto Sicuro. sia Di Lorenzo che Rabiot, secondo me. Classica occasione da Gagliani, È vero. ma erano altri tempi. Ciao a tutti, ragazzi.